sono entrato in Piaggio, mi sono presentato il giorno che mi hanno chiamato e sono andato subito all'ufficio personale, mi ha mandato in reparto perché io ho dovuto fare un capolavoro di operaio specializzato, perché mi hanno chiesto: lo vuoi fare da specializzato o da qualificato? Io ho preferito farlo da specializzato perché era il mio mestiere, il verniciatore. E sono andato, ho fatto il capolavoro da specializzato e mi hanno assunto subito. Mi hanno assunto subito e anch'io sono andato a finire nell'hangar come tutti loro. Però io nell'hangar mi hanno messo subito a spruzzare gli apparecchi. E il primo apparecchio che abbiamo spruzzato era un 166. Eravamo, non so se, 8 pistole, le pistole sono quelle che, 8 pistole contemporanee che spruzzavamo sta parecchio, perché era tutta vernice sintetica e non bisognava lasciare delle giunture nella pittura. Allora 8 pistole, e io mi sono trovato male perché eravamo in una nuvola di vernice che io ho detto: qui ci lascio la pelle. Finito di spruzzare questo apparecchio, sono andato subito dal capo personale e ci ho detto: da domani non vengo più. E mi ha detto: il perché? E ci ho detto: guardi, quelli che spruzzano e sono tutti anziani, vabbè, io sono giovane e ci lascio la pelle a mangiare tutta questa pittura. Mi dice: signor Calosso, guardi, le faccio una proposta, il capo personale. C'è quello addetto alla scritturazione degli aerei, perché gli aerei vengono tutti scritti, no? Tutte le sigle, tutto. Poi ogni portello ha la sua scrittura, e beh, è venuto a dire che comincia a tremarci la mano e ci serve uno che lo sostituisca. Noi lo leviamo dalla spruzzatura e fa 6 mesi con questo signor catalano, che si è buon'anima che è morto, e impara a scrivere gli aerei. Sono stato 6 mesi con questo catalano e difatti poi dopo 6 mesi mi hanno mandato a Villanova a scrivere un 149 della Piaggio, no? E era di una ditta, mi pare svedese, di un giornale svedese. Avevo un pacco di disegni così, ho dovuto riportare tutti nell'apparecchio perché era un giornale dell'apparecchio. E ho dovuto scrivere tutto per riportarmi tutte queste cose. E ho scritto questo apparecchio e fortunatamente è andato bene, perché ci ho impiegato molto tempo, perché ci ho impiegato 3 mesi per scrivere questo apparecchio, che è un apparecchio piccolo, però c'erano tante di quelle scritte che non... E quando sono venuti a vedere che è andato tutto bene, e allora mi hanno messo a scrivere gli apparecchi. Io non spruzzavo più, scrivevo solo gli apparecchi. Cosa succedeva? Gli apparecchi ne venivano smontati e rimontati a Villanova e noi dovevamo andare a Villanova per scriverli, per farci tutte nei militari le coccarde, sotto sopra le ali, nella fusoliera. E allora mi mandavano. Poi un bel giorno viene l'ingegnere Ruggeri, che era il responsabile di Villanova, mi dice: Calosso, guardi, io le faccio una proposta. Se noi la lasciamo fisso a Villanova, lei ci deve promettere che ci fa il ritocco degli apparecchi, perché gli apparecchi quando le rimontavano certamente facevano dei danni alla pittura, no? Lei fa il ritocco e poi se lo scrive e rimane fisso a Villanova. E allora sono rimasto fisso a Villanova e io ci stavo benissimo, perché a Villanova logicamente non è che si guadagnava in ore, perché a Villanova tutta la squadra era portata da un pulmino. E quando uno doveva fare un lavoro, per esempio un motorista ci doveva finire un lavoro e noi dovevamo aspettare lui, e allora facevamo delle gran ore, guadagnavamo bene, e io ci stavo molto bene. E poi a Villanova ho vissuto tante esperienze, perché per esempio quando abbiamo fatto io sono stato là, ho spruzzato l'ultimo 148, c'erano ancora 2 148 che erano prima del 149, erano a carrello fisso. Ho spruzzato l'ultimo 148 e poi abbiamo cominciato con i 149. I 149, poi la Piaggio ha vinto una commessa per la NATO, mi pare, non lo so per cosa, che doveva fare 250 aerei per la Germania.
Villanova ci stavo bene e facevo tutte, e poi vedevo tutte le esperienze di questi. Per esempio, venivano le squadre di tedeschi a prendersi gli apparecchi, ne prendevano mi pare 6 o 7 per volta. Venivano i piloti tedeschi, facevano prima delle prove lì e ho visto tante scene che addirittura un aereo, un pilota ha tagliato i fili della luce e ha troncato il timone di direzione e ha atterrato normalmente, hanno aggiustato tutto. Un altro invece di entrare in pista è entrato in campo, come è entrato in campo, pum, si è piantato lì con l'elica sul campo. L'hanno tirato su, i tedeschi con la mazza cercavano di raddrizzare l'elica per portarselo via. Invece quelli della Piaggio no, non si tocca. Hanno preso l'elica, l'hanno sostituita con un'elica nuova e via di seguito. Poi un'altra volta, per esempio, quando si parlava di Onassi che andava con la Callas, i primi giorni, è arrivato Onassi con un 136 per farci una modifica nel timone di direzione. E allora io ho visto Onassi, ci ho messo la sedia a sdraio a lei e alla Callas e tutto quanto. Poi una volta, un'altra cosa buona della Piaggio è che è venuto un giornalista inglese, no? E per fare un documento sul 136, era un anfibio, no? Che andava in mare, è partito da Finale con questo apparecchio in mare e poi doveva atterrare a Villanova. Cos'è successo? Che a Villanova non veniva giù un carrello, aveva due carrelli, da una parte era uno di questi carrelli è rimasto bloccato. E il motorista di volo ha fatto di tutto per aggiustare tutto, non ci è riuscito. Allora mi ricordo che il pilota di lassù ha voluto con la radio, ha fatto venire i pompieri, le croce rosse, tutto quanto, perché girava sul campo per vuotare la benzina e per atterrare con un carrello solo. Ebbene, e lì è stato un colpo perché il pilota nostro era molto in gamba, no? È atterrato con un carrello solo senza fare un danno all'apparecchio, è atterrato di sbieco, ha fatto 50 metri, si è accrociato lì e non si è rotto niente. E lì sono state cose importanti per la Piaggio, perché ha dimostrato che gli aerei della Piaggio erano molto sicuri. Una volta è venuto, perché loro vendevano gli apparecchi in America a Milwaukee, e un miliardario di americano era quello che comprava gli aerei e le vendeva là in America, no? E allora una volta ci hanno fatto preparare tutto il campo pulito, tutto quanto, deve arrivare sto qui per vedere il campo volo di tutto quanto, no? E allora noi abbiamo pulito tutto e lui a dire ehi, perché adesso viene il bel, abbiamo pulito tutto il campo, no? E io logicamente, essendo un verniciatore, mi tenevo tutte le pitture di tutti i vari aerei, perché dico se ne viene uno invece di rifarmi la pittura, il caporeparto butta via tutto, io cosa ho fatto? Ho riempito due bidoni di pittura, cosa ho fatto? Dove le butto? Sono andato nel campo, ho fatto un fosso, l'ho buttato lì dentro.